Italia's Got Talent 2019, vince il musicista Antonio Sorgentone. Si chiude il programma di TV 8 con Federica Pellegrini in giuria. Il musicista di Giulianova incanta grazie al suo swing inimitabile. Roma, 23 marzo 2019. Con il suo swing inimitabile Antonio Sorgentone vince Italia's Got Talent 2019. Il programma di TV 8 arriva alla fase finale, dopo aver superato le 9 puntate di selezione, 15 talenti si contendono il gradino più alto del podio. Stavolta i 4 giurati, Claudio Bisio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano, lasciano ogni decisione al pubblico da casa e si godono la serata condotta da Lodovica Comella. Il primo a esibirsi è il musicista Antonio Sorgentone da Giulianova che al pianoforte mischia il canto sardo e il rock. La Maionchi si era già fatta conquistare dal suo sound, premiandolo con Golden Buzzer, e anche stavolta urla bravo. Bravo accompagnato dalle sue colorite espressioni trasformate in una serie di beat beat. Si passa alla crew più giovane dell'edizione, i Mini Hector, i 16 ragazzini di da 9 a 13 anni propongono una performance danzerina a tutta energia. La Pellegrini è entusiasta così come tutto il pubblico. Al centro dell'arena arriva Lorenzo Tronconi, 15 anni. Cantante e pianista. Con la sua anima soul reinterpreta Yo Mamma di Coez. È poi il momento cuoricini con la coppia di ballerini Alex e Alice, portati in finale da Matano. I fidanzatini ballano sulle note di apostrofo sombo di Tu Love apostrofo dei Queen. C'è anche il poeta Simone Savoggini, violenza sulle donne, difesa dell'ambiente, i temi del funambolo delle parole che padroneggia con originalità e maestria in un flusso irruente ed evocativo. Bravo, intenso, eccezionale dice la Maionchi. Il comico Nicola Birdis, scelto dalla Comella, veste i panni del nerd muto che si scatena sulle musiche anni 80. Arrivano i Gypsy Music con l'Academy, portati in finale da Bisio, i ragazzi dell'Accademia torinese realizzano una performance ispirandosi a apostrofo The Wall apostrofo dei Pink Floyd. È la volta del coro divertimento vocale, l'esplorazione dei suoni della natura intrecciata a temi musicali diventa un vero e proprio viaggio nel continente africano. La comicità surreale della 19enne Aurora Leone è ancora una volta incentrata sui suoi drammi familiari mentre il ballerino freestyle Samuele Latidoglia incanta tutti con la sua danza libera e indipendente anche sulle note classiche. Il videomaker Gianluca Falletta usa il corpo umano come una tela su cui proiettare l'omaggio a Leonardo da Vinci nel cinquecentenario della sua morte. Dalle affascinanti proiezioni si passa ai giochi di magia del prestigiatore fuori dagli schemi Andrea Paris. È poi la volta della crew Urban Theory, promossa in finale dalla Pellegrini, che propone una performance perfetta e sincronizzata sul tema del tempo, quindi il sax di Scampia Ernesto Dolvi e chiude la carrellata il mimo Silent Rocco. Dopo tutte le esibizioni arriva il verdetto del televoto. La Comella, dopo il millesimo cambio d'abito, svela piano piano i primi 5, quinta Aurora Leone, quarto Simone Savoggin, terzo Nicola Birdis, secondo Andrea Paris e sul primo posto del podio c'è Antonio Sorgentone che si porta a casa i 100.000 euro.